Godetevi questo breve video sul vulcano Etna e con la mia cover. Il video inizia fra 35 secondi. Grazie. Ritrovi straggio, forza e voglia di volare. Sempre qui in alto, di sta miseria, cadanti fichi. Buongiorno a tutti da Giovanni e benvenuto sul mio canale da Lotto Idea. Oggi ne abbiamo 20 di gennaio del 2021. Oggi proverò a fare un cavalletto, diciamo, fai da te con del materiale che ho io qui recuperabile senza spendere, insomma, senza spendere niente. Tutto il materiale che io ho qua, ovviamente, per chi lo deve fare deve comprare questi legni. Questi sono legni di castagno da spessore 7 cm tagliati a metà. Questi erano legni che per metterli qui per fare una recinzione nel terreno. Potete utilizzare anche legni più piccolini di questi qua, sempre di castagno, così appuntiti, che li vendono loro così per fare i sostegni per l'uva, per gli alberi, insomma, per le staccionate, per fare recinzione, per tutte queste cose. Oggi andrò a fare questo treppiedi per metterci la fotocamera o anche per il cellulare. Sto modificando qualche cosa ancora, devo pensare come devo fare l'aggancio di sopra e altre cose. E allora, io sono quasi 1,80 m, lo sto tagliando a 1,60 m. perché poi ci devo mettere anche, faccio l'aggancio per metterci il binocolo, giusto, o un cannocchiale, quello che avete. Perciò faccio, perché allora uno si deve abbassare, invece base come voi siete, l'altezza che siete voi, su per giù dove finisce la testa, diciamo, a paro di testa potete fare il taglio, in modo che se voi potete mettere un cannocchiale, un binocolo, così non restate all'impiede, non vi abbassate, e anche per la fotocamera la potete anche inclinare. Allora sto modificando su per giù come fare questa piastra, diciamo, dove viene la frettatura per tenere la fotocamera, e sto facendo anche per il cellulare. Poi vediamo, come vi faccio vedere poi in secondo tema. Allora, ora sto andando a tagliare, vi faccio vedere anche come, vedete, di qua in poi a parallelo in mezzo, così lo taglio 1,60 m. Qua già è quasi tagliato, 1,60 m. Dove tagliate i tre legni a 1,60 m e le pulite così. Questo è il taglio di sopra. Ripeto, io ho un tronco tagliato a metà di castagno, me le fate tagliare, o se no, se già li vende, ne comprate tre di questi qua, anche più piccolini. Non è importanza, necessario che abbiamo tre legni, che sono legni robusti. Questa è la rimanenza del castagno. Poi questo mi riconservo, che possono essere utili per altre cose. Vediamo. Io ho trovato queste cerniere che avevo a disposizione, come possono essere questi qua più piccolini. Bisogna vedere voi i legni, che legni dovete mettere. Ripeto, io avevo questi legni, che sono dei legni all'incirca 7 di diametro, tagliate a centro, invece su per giù è 6 e 3, quasi e mezzo, e 3 e mezzo sarebbe la metà di un diametro. Voi le potete mettere anche più piccolini o rotonde, che potete mettere queste cerniere così. Io avevo queste cerniere di un lato, e rispetto a qua è più grande, invece è anche una cosa buona, perché poi è ottimo per fare l'appoggio, diciamo, l'appoggio della fotocamera, è molto più largo. Allora, io questo qua, questo più piccolino viene fissato così, viene nel legno così, con delle viti così, e viene fissato così, a parallelo così, vedete? Mettiamo che questo qua è già la cerniera fissata con il legno, con
già con un piede completo, così. Uno qua e uno qua. Allora io ora sto facendo una cosa. C'ho queste cerniere, no? Qua della parte piccolina viene fissata al legno, come dicevo poco fa. E di qua le cerniere in totale è 5 e mezzo e 4 e mezzo della parte larga. E dalla parte dove va nel legno è 2 e mezzo e 5 e mezzo. Perciò se poi o trovate queste cerniere, o se no potete mettere qua, queste sono cerniere al libro, si chiamano cerniere al libro, perché si chiude e si apre come un libro. Poi ci sono diversi tipi di cerniere, ma quello non ci interessa. Domani, se voi potete trovare queste cerniere con questa misura, che sono 5 e mezzo e 4 e mezzo e 2 e mezzo, sempre per 5 e mezzo. 5 e mezzo e 4 e mezzo, 5 e mezzo per 2 e mezzo. Così questo andate a fissare nel legno, come ho detto poco fa, e qui sopra poi si crea, diciamo, il ripiano, dove poi andrò a fare un foro di tutte e tre le cerniere e andrò a mettere la frittatura dove viene avvitata la fotocamera. E sto facendo anche. Allora, questo è in secondo tempo, inutile che ve lo spiego ora. Insomma, io ho recuperato queste cenere e le sto mettendo così a triangolo. Uno così e un altro così. Andrò a mettere un bollone così a centro, ovviamente con delle rondelle. Questo lo taglio un pochettino e sono andato a creare questo qua, questo diciamo, questo triangolo, in modo che viene nei piedi così. Mi vedi così, uno di qua e uno di là. E a centro poi, così a centro, quando io finisco di fissare questa piastra, diciamo, a centro, qua, andrò a fare un buco che poi andrò a mettere la frittatura, che esce la frittatura dove viene la fotocamera, diciamo. Però prima che viene la fotocamera, qui sotto, ho questa piastra di acciaio, ma che ora la inclino un pochettino, che poi qua ci metto un manico per girare la fotocamera, che neanche c'è di bisogno, però questa la potete fare anche a parte. Come avevo questo manico, non so se è di una caffettiera o se no di un pentolino, non lo so. Faccio un buco, questo lo inclino un pochettino così, lo occupo un pochettino così, e questo lo alzo e poi lo occupo un pochettino così, ma perché che viene così, che viene con la fotocamera di sopra, e questo lo posso girare. Questo ovviamente viene a centro, dove viene così, dove viene la fotocamera. Che ora poi vi faccio vedere tutto, inutile che faccio per allungare il video, diciamo. Questo è un bullone si adatta nella frittatura della fotocamera, perché sono un pochettino particolari queste frittature delle telecamere. Però se voi avete un sacco di viti così, questo ci entra magnificamente nella fotocamera che ho io. E poi sto facendo anche, a parte la fotocamera, sto facendo anche, ovviamente la frittatura la dovete fare per la fotocamera che voi avete, dovete provare. Poi sto facendo anche come appoggiare anche il cellulare. Se il cellulare appoggiato con un pezzo di asta che ho fatto io, tanto per fare la ripresa. E poi questo qua lo andiamo a fare un buco così, così, e questo qua esce di fuori. In modo che oggi, di qua ci mettiamo sempre la fotocamera, di qua a centro ci mettiamo la fotocamera avvitata, e questo qua resta, questa alloggia resta per la bottiglia. Sto andando a fare un attacco, diciamo anche l'attacco per il cellulare. Andiamo a vedere così, come si porta così, giusto? Come se fosse così. Qua allora lo andrò a tagliare e poi ci metto il cellulare. Poi questo ve lo faccio vedere in secondo tempo. Insomma, queste sono alcune idee che io vi sto dando, che poi quasi il vostro cellulare o tablet, quello che avete, lo potete modificare anche con una bottiglia più grande, questi dei detersivi, che
che è più robusta, sai, questi laghi per detersivi. Se avete per esempio un tablet, ovviamente, e volete fare il video, potete utilizzare questi qua, questi detersivi. Ah, c'è anche il manico, così potete girare. Una volta che è fissato qua, potete girare il tablet dove volete. Va. Questo viene sempre fissato qua. Pochettino di acqua c'è. Questo viene sempre fissato qua al centro. Ovviamente poi un pochettino questo lo andiamo a tagliare, perché deve uscire la fettatura sia per la fotocamera sia anche per l'attacco del tablet, se avete un tablet che è un pochettino più largo. O se no, utilizziamo questa qua per il cellulare. Ora poi vediamo tutti i risultati, va bene? Allora, come ho detto, allora ho fatto questo qua. Attia, io lo andrò a montare e poi andrò a fare il buco tutto completo, così voi vedete tutto il procedimento come io ho fatto. Ora io prendo una ciniera di questa qua, questa è la parte più larga dove viene poi appoggiata la vite, diciamo. E questa più piccolina la andiamo a fissare ora con delle vite qua. La mettiamo centrale, approssimativa. E a livello di qua, così, in modo che questo viene a livello di legno, come state vedendo così. Poi andrò a mettere tutti questi tre piastri nei piedi, diciamo, di tre piedi, diciamo, va, che sto facendo. Va bene, inutile che faccio il video sempre lungo, dobbiamo mettere una vite qua, una qua e una qua. Questo lo dobbiamo mettere così. Una volta fissate le viti con le cerniere, così nei piedi del legno, sta vedendo? Ora andiamo a mettere ora la vite a creare, diciamo, questo triangolo, così, uno di qua e uno di qua. Ora un attimino, che purtroppo non ho come appoggiare. Ora ve lo faccio vedere meglio. Prendiamo la vite, poi la andiamo a tagliare nella giusta, diciamo, misura. Ora andiamo a creare questo triangolo così. State vedendo? Uno di qua e uno di qua, così. Questo triangolo. Andiamo a mettere ora la vite nei buchi delle cerniere, così. State vedendo? Già abbiamo creato già il triangolo con i piedi. State vedendo? Questo ovviamente poi lo dobbiamo regolare in base all'inclinazione dei piedi che andiamo poi ad aprire, così. Ora andiamo a fissarla con delle rondelle e bullone di sotto. Poi andiamo a dare l'inclinazione giusta. Questi sono regolari. Andiamo a fare un buco centro e mettere poi un bullone di questo qua con le rondelle per tenere la piastra, diciamo. Allora, una volta avvitato tutti e tre i piedi nelle cerniere, come vi faccio vedere così, è un pochettino alto, con un bullone questo qua. Questo qua si possono regolare, già è giusto come regolazione di apertura. Qui sotto c'è il bullone che l'ho lasciato un pochettino lungo, vediamo se si vede così con il sole. Giriamo un pochettino così, un pochettino lungo. Oggi domani ci posso mettere qua un gancio per metterci una busta, una cosa per tenere la busta del porta, o la borsa della porta telecamera, insomma, è sempre comodo. Va bene, ora andrò a fare un buco centrale qua, e poi andrò a mettere questa qua, andrò a mettere questa piastra d'acciaio. Ovviamente un pochettino, ora la devo girare un pochettino per darci la forma. Poi
poi ora ve lo faccio vedere. Una volta fatto il buco centrale, come vi ho detto poco fa, questo già è fisso, questi sono fissi anche che nel legno. Abbiamo formato questo, diciamo, questo triangolo. Ho fatto il buco per questa vite. Poi ci mettiamo le rondelle e il bullone. Ho esagomato questa piastra nella mossa lì sopra. Ho fatto questo qua, che poi viene così all'approssimativa. Vi faccio vedere così. Mettiamo che questa qua ora viene fissata così. Ora qua andrò a fare il buco, che poi andrò a chiudere con questo qua. Qua, guardate, perché purtroppo qua andrò a fare un buco con questo manico, in modo che per girare poi la manovella, che poi andiamo a vedere una volta poi tutto montato così, per girare. E qui sopra andiamo a mettere la flettatura con il tappo predisposto per l'attacco del cellulare e sia anche per la fotocamera. Vabbè, ora andrò a fare un buco qua che andrò a mettere in manico. Andrò a fare un buco qua centrale e andrò a fissarlo qui nei tre piedi, diciamo, e poi vediamo il lavoro completo. Allora, ovviamente il buco, quando andiamo a girare questo pezzo di piastra di acciaio, dobbiamo fare il buco, ovviamente il buco che già ho fatto qua, dobbiamo fare in modo che questo qua viene così a livello, diciamo, no, così abbattuto. Vabbè che si può regolare questo qua, giusto? Questo qua si può piegare ancora, che acciaio, lo potete piegare come volete. Però noi dobbiamo fare questo qua come se fosse così a livello. Il buco lo dobbiamo fare centrale, così a livello, non inclinato e neanche abbassato, così, giusto? Non so se sono stato chiaro. Va bene, ora andrò a fare il buco. Allora, una volta fatto il buco qua centrale e poi questo qua dove viene il manico, questo qua è girare. Ora poi lo vediamo qui montato. Guardate, purtroppo mi dispiace se non faccio i video di tutti i procedimenti che faccio, però approssimativa si capisce, va. Poi voi le potete modificare come volete. Io avevo tutto riciclato, avevo questi qua, queste scegliere, questa bara di acciaio, questa qua che l'ho esagomato nella mossa con il martello e gli ho dato questa forma. Questo qua il manico per girare, anche se non c'è bisogno, però è sempre, è più, come si dice, più originale, no? Come cavalletto, diciamo, fai da te. Va bene, ora ovviamente ancora gli devo fare il buco qui sopra. Ora glielo faccio e così metto la flettatura per mettere la fotocamera e il tappo per oggi e domani. Con la bottiglia di plastica possiamo mettere anche il cellulare. Allora, una volta assemblato tutta la struttura, ho fatto il buco, ho messo questo dado di qui sotto, questo qua. E ho messo il manico, tutto riciclato, l'ho messo la vite questa qua per regolare la fotocamera. Questo qua il tappo l'ho messo fisso, qua viene agganciato la fotocamera, e questo è il tappo fisso dove viene la bottiglia di plastica che porta cellulare. Ho fatto anche ora questo, ho fatto questo gancio di ferro, ho girato questo ferro così. Ora lo andrò a fissare qua con una rondella e un bullone. Questo è per appoggiare la borsa della telecamera o una busta che per metterci poi il porta cellulare. Il porta cellulare l'ho fatto, e questo qua, visto? Si taglia la bottiglia così, con questo pezzettino qua. Ora non ve lo posso fare vedere perché poi non posso girare, poi giro con la fotocamera e ve lo faccio vedere. Questo è il tappo che viene affidato qua, guardate, così,
Servita, ovviamente, che poi si deve stringere il bolone qui sotto e poi si mette il cellulare qui sopra, lì dentro, qua, in queste fessure che gli ho fatto. Vi conviene la tagliate con i flex, che viene più pulito il taglio. Questo è il spessore del mio cellulare, casomai voi potete mettere un pezzo di stoffa per non graffiarsi il cellulare, ma non si graffia perché viene appoggiato. Insomma, e viene poi inserito qua il cellulare. Bene, qua, questo l'ho fatto un pochettino aperto, in modo che per premere il pulsante per qualche foto autoscatto. E questa qua è la parte dove viene appoggiato il cellulare. Questa qua l'attacco, hai visto? Visto quanto è comodo. Qua c'entra anche un tablet. Ovviamente potete fare la prova, ma un tablet qui ci entra. Casomai l'ho fatto un pochettino più basso, in modo che entra di più. Insomma, questo qua è tutto il procedimento. Questo qua, vedete come si gira? Questo si gira piano piano così, sembra motorizzato, state vedendo? Si gira così, quando dovete girare, visto? Sembra motorizzata. Ovviamente io l'ho fatto un pochettino duro perché non fa nessun movimento, ma non è che vibra, fa gira piano piano così. Avete visto? Questa qua si può inclinare avanti o indietro, se no potete regolare i tre piedi, così queste qua le potete aprire di più. Questo qua io l'ho fatto qua per metterlo nel terreno, ma questo qua ve lo potete portare anche nella strada. Insomma, io l'ho fatto così, state vedendo come gira magnificamente con la telecamera, questo così, come gira piano piano. Questo ovviamente, questa fascia di acciaio si può inclinare un pochettino o si può tornare un pochettino indietro. Insomma, è una cosa facile da manovrare. Va bene. E ora andrò a mettere questo gancio, così completo i tre piedi e poi finisco il video che vi faccio una panoramica di tutto il procedimento che ho fatto. Tre piedi è stato tutto assemblato. Ho montato questo come avete visto tutto nel video. Ora io ho questa qua, una macchina fotografica che fa sia video anche foto. E ora andrò a mettere con questa frittatura che c'è qua, perché queste qua le frittature sono un pochettino complicate, va. Deve trovare il passo giusto per qualsiasi fotocamera. Ora io ho fatto questo qua, questo gancio. Andrò a avvitare la fotocamera, state vedendo? Appena arriva, ora metto questo di sotto. Ah, e la fotocamera è vista. Avete visto come è tutta è facile da montare? Scusate, ora questa qua ovviamente questa la posso inclinare come voglio, così. Così, ora io vi faccio vedere questa qua, il video come gira, guardate come che gira magnificamente. Avete visto? Che gira magnificamente, questa la potete inclinare un pochettino, la potete alzare, insomma, questa barra d'acciaio la potete manovrare come volete. Visto che qua, questa la potete girare. Con la frittatura, ovviamente si deve ancora avvitare un pochettino la frittatura. È già messa per bene. Si gira. Questa la potete regolare anche come la potete mettere più bassa, perché state vedendo come è tutto regolato, perché viene inclinato così o se no girata così, un pochettino più alto. Insomma, in un treppiedi che potete fare qualsiasi cosa. Ovviamente poi vi date una mano di vernice, se volete pitturare le pitturate. E questa è per la macchina fotografica, state vedendo? Si inclina, questo si alza un pochettino, poi e la mettete nella posizione quando dovete girare il video. Ora tocco svido la frittatura, la macchina fotografica. La svido con questo dado. Così.
Ora, per mettere, come ho detto io poco fa, per mettere il cellulare, vedi qua ho fatto il gancio dove viene agganciato il postello. Per mettere il cellulare, io ho fatto questa cosa, vedi? Ho tagliato, come l'avete visto, ho tagliato lo spessore del cellulare. Qui li potete, se volete, lo potete mettere anche una stoffa. Queste stoffe autoadesive, in modo che non si graffia il cellulare, ma non si graffia. Guardate, questo lo avvitate qua. Questo lo avvitate qua ora. E poi lo avvitiamo un pochettino, così tu adoro. Ah, mettete il cellulare e lo mettete così. Questo è un botto cellulare. E qua si accende, qua potete fare una foto, l'ho fatto un pochettino più basso, ma potete andare nel schermo e continuate a fare il video. Così. Lo girate piano piano, base dove vi serve per fare le riprese. Potete fare una ripresa tutta girata di 360 gradi, diciamo, piano piano, così state con il bel comodo. Lo potete inclinare. E questo lo potete fare sia con il tablet, potete mettere, e sia anche per fare le riprese. Lo potete inclinare così, state vedendo? Questo ovviamente si può piegare un pochettino, insomma, questo è un pezzo di acciaio. E questo qua è tutto in tre pieghe. Vedete, lo sfondate, prendete il cellulare, potete fare la foto. Svitate questo qua, questo resta fisso ovviamente, e poi viene attaccato alla fotocamera dove ora sta girando mia figlia. Questo lo mettete qua, una busta, ovviamente c'è un pochettino di vento. Avete visto com'è tutto comodo? Questo qua ci ho fatto questo gancio che c'è qua. Ho girato questo pezzettino di ferro, questo gancio, poi voi potete mettere qualsiasi cosa, potete comprare. Io ho fatto tutto riciclato, le cose che io avevo non ho speso niente, i legni ce l'avevo, questo pezzo d'acciaio lo potete recuperare anche di un fabbro, questo le buttano, l'ho levicato, questo qua ce l'avevo, questo manico, che sarà era di qualche caffettiere, potasse o di qualche pentolino. La vite, dovete cercare la vite ottima per entrare nella fotocamera, perché ci vuole una infrettatura particolare, perché dovete provare. Io ho diverse vite e ho trovato quella giusta. Ovviamente se voi utilizzate per qua e qua, o se anche per qui sotto, potete utilizzare anche i dati autobloccanti, così le fissate e non si muovono. E ottimo, ottimo anche. Va bene. Allora, vi ho fatto vedere quello che cosa ho fatto io. Avevo queste legne, le ciniere ce l'avevo, l'ho fissato qua, ho fatto questo triangolo, diciamo, in tre piedi, ho girato questa là, sono tutte le riprese che del video che ho spiegato. Ho fatto i buchi, ci ho messo questo qua, questo lo potete girare così, lo potete inclinare o abbassare, insomma, come volete. Si chiude, ovviamente poi gli potete mettere anche una coda, un pezzo di elastico, e ve lo potete portare dove volete girare voi, anche per strada, che importanza c'è, che non c'è vergogna, anzi è una cosa bella che uno fa, state vedendo? E questo è il treppiede, che si può regolare come volete voi, più basso, più alto. Io l'ho fatto 1,60 m, l'altezza 1,60 m, io sono quasi 1,80 m, ma perché poi qua ci cambio la frettatura e gli metto o un cannocchiale o un binocolo, potete sfruttare anche come un cannocchiale, così come cannocchiale o come binocolo, così. Questo è tutto il procedimento
piatti e treppiedi. E così finalmente ora posso fare qualche video senza dover avere il problema che mi cadesse o la fotocamera o il cellulare per terra in quell'aggeggio che ho, che mi sono fatto io. Qua c'è il treppiede che ho costruito. Vi ho fatto vedere tutto il procedimento, passo dopo passo. Purtroppo il lavoro non ve lo posso fare vedere perché l'ho fatto in diverse ore. Insomma, ci sono su e giù, se ci vuole un giorno. Ho fatto la sera un pochettino, pomeriggio, insomma, quando avevo un pochettino di tempo. E niente. E tutto il materiale riciclato. Se il video vi piace, mettete mi piace, condividete, commentate, a più presto vi risponderò. E niente che dire, un abbraccio a tutti da Giovanni e da Lottedea. Ciao, al prossimo video, ciao!